Allora, mi fai degli esempi, Franco Maccari del COISP, mi fai degli esempi, sindacato di polizia, degli esempi pratici di quello che succede a voi tutti i giorni sulla strada e quindi a noi, perché comunque voi difendete noi. Nonostante qualcuno abbia delle riserve sui poliziotti, ma tutta gente... Di una certa sinistra che vi odia, ma quello è un altro problema. Il partito antipolizia, eh, non lo chiamiamo. Qual è, qual è allora. Quello, cosa vi succede allora? Beh, intanto trovi un po'. Di, trovi molta anzi, esasperazione da parte della gente. Mi, mi fa sorridere molte volte vedere i dibattiti pubblici in cui sembra che si stia parlando da altri mondi, da altre galassie. Eh, invece la gente ha le idee chiare, vuole sicurezza, vuole avere la gente della polizia vicino, con i per carità, mica sto facendo una questione di, di giubba. Poi tanta amarezza, perché quando vediamo che le vittime si trasformano anche in uh, capi spiatori, punti di, di, di rivolta, addirittura gente che viene additata dopo essersi difesi in casa eh, per essere dei macellai, oppure additati perché eh, insomma, non, non si comportano come politica il correct vorrebbe. Ecco, lì è l'amarezza della gente. Io una battuta giusto per far capire. Un politico, qualsiasi politico che dice microcriminalità, io lo schifo, lo dico subito. La micro non esiste, perché una vecchietta che subisce la rapina della propria pensione subisce l'affronto totale per un mese, non ha più da mangiare. E noi li abbiamo, gli eh, diamo noi molte volte. Oltre a non avere più da mangiare, diciamolo che queste persone rimangono sconvolte per gli sì, anni certo. che gli rimangono. E... Noi viviamo anche il dramma quando si... Il furto in appartamento, in casa, oltre a subirlo anche noi, perché purtroppo io ne ho subiti due, quindi lo vivo da cittadino e lo viviamo anche da poliziotti. Andare nelle case, vivere l'ansia della gente che non tanto, non solo per il bene che è stato sottratto, ma anche per il fatto che gli hanno messo le mani dentro. Le proprie affetti, i danni poi molte volte in maniera vigliacca che vengono creati a finire poi alle violenze sulle persone che vengono commesse fino all'estremo della morte. Eppure le statistiche che sono allarmanti parlano di una situazione sotto controllo. Non è vero, è solo perché bugiardi. questa roba non entra nelle no, classifiche? No, sono, Spiegamelo. Ma sono bugiardi, prima di tutto perché la gente ha smesso anche di denunciare i furti minori e questa è una grave perità, anzi. Io invito sempre tutti quanti, siccome poi abbiamo dei ministri che sono bravissimi a confezionare le statistiche come vogliono, e a leggere esattamente come vorrebbero. Io dico che bisogna denunciare sempre, qualsiasi cosa, anche se so che purtroppo abbiamo poi alla fine, come quest'anno, lo dico come statistica: invece che 3 milioni e 200 mila furti rispetto al 2013, nel 2014 abbiamo avuto 3 milioni e 180 mila furti. Che significa un calo di 120.000 furti? Si è vantato il nostro ministro. Su 3 milioni sono stati denunciati 120.000 furti in meno, no? Che sono stati finiti? Che commessi. pensate del vostro ministro? Perché io quando vado in giro, sai che giro le piazze di tutta Italia incontro i tuoi colleghi certo. e ogni tanto qualcuno una confidenza me la fa su quel che pensa, ma non è difficile neanche capire. Eh, che sta succedendo? Eh, un ministro. Penso un po' ostaggio anche della, della, sua, della sua attuale compagine, cioè, non mi interessa fare la politica, però uno che si chiama Nuovo Centrodestra, stare con la sinistra, di per sé mi sembra un po', un po irriverente, ma a prescindere da questo parliamo del lato tecnico. Noi ci manca un interlocutore, un ministro che con noi non discute e che gli piace fare slogan. Non è che con noi discute e risolverebbe i problemi, ma forse qualche consiglio lo potremmo dare. Anzi, qualcosa da dare e da dire l'abbiamo, perché quando si propongono di chiudere 23 questure, senza neanche capire l'effetto devastante che può avere, francamente lascia molto perplesso. I nostri ospiti Augusto Schepati del Partito Democratico, doveva esserci Salvini questa sera ma recupereremo anche con Franco ed altri non è che lei sostituisce Salvini eh, eh? No, io prego Salvini, qui, qui situazione drammatica raccontano eh. i poliziotti Beh, una situazione drammatica eh, sicuramente una situazione che potrebbe essere migliore eh, mi pare che addebitare al partito democratico no, non, loro hanno detto che gli hanno fottuti tutti ecco l'attuale governo le responsabilità che invece di tagli fatti alle forze dell'ordine che risalgono a governi precedenti sia, sia, sia un errore, nel senso che il governo Berlusconi tagliò 3 miliardi e mezzo di euro alla sicurezza. Cioè, state facendo la gara a chi è più scemo? No, no, nel senso eh, che... Allora dai, questa storia qua non... non... Allora aspetta, è Angelo Ciocca della Lega Nord, buonasera, se no poi facciamo un dibattito senza gli ospiti. Buonasera, buonasera. Prego, dicevi? Eh, questo è un dato, non è, cioè il governo eh, con il ministro degli interni Marrone tagliò di 3 miliardi e mezzo, bloccò il turnover e, eh, portandolo al 20% e l'anno successivo lo riportò al 100% in cambio del blocco del contratto e degli aumenti e questo è un dato di fatto. L'insieme di queste cose portò a una riduzione complessiva eh, di forze dell'ordine. Eh, il governo eh, nelle ultime tre leggi di stabilità ha in realtà sbloccato 2 miliardi di euro per le forze dell'ordine e per la sicurezza, ha aumentato il numero degli agenti anche per gli avvenimenti speciali, Expo e, e Giubileo che avremo. Poi Angelo. è evidente che ci sono altri temi che devono essere ancora affrontati e sui quali si deve si Mi dispiace fare perché il collega mette al primo posto gli euro. Io penso che alle forze dell'ordine... No, la però scusami, scusami ci posso dire una cosa con storie. tutta sincerità al del Partito Democratico. Ha detto una serie di robe che poi manco ho ascoltato perché sono le stesse che ripetete tutti. E dopo ho detto se ci sono altre cose le affronteremo. Ma gente che non guadagna un cazzo, si paga le divise, si paga la benzina, e lei ha il coraggio di dire se ci sono altre cose le affronteremo? Io non ho il coraggio di dire. No, è, evidente, è, è, evide, è, evide, è evidente che in questo paese ci sono una serie di problemi. Poi, se li vogliamo affrontare uno per uno, è evidente che eh, ognuno ha un problema. Che è un proble e, e o, 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 Forse ci, ci sono dei problemi che devono essere affrontati. Fuori dai Lo stiamo denti. facendo dentro un sistema di, di regole, di bilancio pubblico che eh, che, cazzo che non, ci, permet è, che non no, ci permettono eh, a noi, come non permetterebbero a nessun altro. Io preciso. Perché l'hai cercato di dire, però evidentemente non è stato colto, noi non abbiamo individuato il PD come responsabile. Abbiamo detto dall'inizio della trasmissione che da più governi, e mi pare che il PD non ha governato negli ultimi governi quindi, da più governi. Infatti, queste sagome, tra l'altro, sono state inventate proprio dal governo Berlusconi: noi ce le portiamo dietro per identificare chi pugnala le spalle alla sicurezza, quindi gli operatori di forza di polizia. In questo periodo. Di, se poi vogliamo andare a fare il calende greche facciamolo pure e ha ragione su una cosa. Si fu, furono fatti dei blocchi, ma spieghiamo che lei ha letto bene per dire stasera qualcosa, perché ovviamente la materia è complessa, ma non è aumenti che si deve dire. Furono bloccati gli automatismi, significa che al poliziotto vennero sottratti dei soldi per la prima volta nella storia. Bloccato, quindi non, cioè, vero, non sono vero, stati responsabilitati. Tolti i soldi, no, tolti dalle tasche, quindi presero meno. Il governo l'anno scorso ha solo fatto ripartire questo orologio, semplicemente non è poco, nel senso che... Eh, ci fu una bella lotta che per fare questo tant'è che se vi ricordate tutti i sindacati di polizia e le rappresentanze dissero sciopero, facciamo sciopero Angela, e solo sotto questo aspetto andiamo a fare io, pareggio io penso scusa, che scusa, non pareggio è pareggio vuol dire che non abbiamo preso niente di più adesso ci hanno offerto 8 euro lordi non, ed è un insulto io penso che però non è rispettoso nei confronti dei, di chi mette a repentaglio la vita quotidianamente per cercare di dare più sicurezza in un paese che di sicurezza non ce n'è mettere tutto sugli euro. Io penso che oggi il Poliziotto, il Carabiniere, la forza dell'ordine in generale si aspetta un governo amico, un governo eh, che, che stimi il lavoro che fa il poliziotto, che stimi il lavoro che fa il carabiniere. Invece ahimè, vediamo che è un governo che punta il dito e processa <ride> sull'atteggiamento che il poliziotto il carabiniere ha. Questa è la dignità che è stata tolta a questo lavoro. Cioè, non puoi pensare di chiedere al poliziotto di rischiare la vita e pigliare uno che il giorno dopo lo ritrova fuori perché il sistema della giustizia o lo svuota carceri o altre regalie del PD li rimette in strada. Perché non è un problema solo di prezzo, è un problema di rispetto del lavoro. Però... Questo è il tema. No, no stai su questo tema, no, qual no, è il rispetto allora del lavoro? Che il PD ha. Nel momento in cui vota delle leggi che mettono fuori i delinquenti ecco. per i quali allora, qualcuno rischia la vita, questo leggi, è il tema. Questo è il, è il tema, non gli 8 euro, 10 euro che ci Vabbè, mancherebbe se vale non è finito di fare la sparata demagogica, parliamo e di. No, parliamo perché perché di legge, se io rischio la vita da partito, per pigliare un delinquente e metterlo dentro e tu tre mesi dopo me lo rimetti fuori. scusami non è L'attuale governo ha aumentato le pene eh sì, sui reati i predatori infatti, quindi le rapine i furti tutte queste cose qui proprio per evitare quel sistema di sconti alla pena che faceva sì che chi beccato a, a rapinare poi uscisse e per porre un limite alla famosa legge Scusate. cirelli ma il carcere che oggi, ogni tanto, che oggi impedisce ogni tanto cosa succede nei carceri italiani tu li guardi o non li vedi io sono ma stato recentemente a visitare un carcere in Lombardia. Come È come di... che le viene male il plurale che sarebbe nelle carceri. Eh, nelle... Eh, sono stato recentemente a visitare eh, un carcere in, eh, in Lombardia e lì il, la polizia penitenziaria mi dice che grazie al governo Renzi si sono dimezzati i detenuti o li hanno boh, fatti sparire o sono usciti. Quindi se sono dimezzati, vuol dire che qualcuno ha lavorato. Per arrestare qualcuno, e non penso delle persone per bene, penso che se sono andati in galera è perché qualcosa di male avevano fatto. Qualcuno ha rischiato la vita. Per arrestare qualcuno, per cercare di dare sicurezza ai cittadini. E il governo Renzi li rimette è, ma fuori con lo svuoto a carcere. questo se, è sul sentito dire. No, no, Io non non è ti parlo di un dato dire. concreto che lo puoi 1800 vedere sulla scapetta, Nel quale abbiamo trovato delle leggi per è... inseverire eh. le pene sui su reati predatori. Adesso tu, tu mi perdone. rispondi. Lo svuoto a carcere hanno sentito dire? Tu mi senti scusami, tu hai votato i tuoi, hanno votato lo svuoto a carcere hanno sentito dire? Sì, abbiamo votato lo svuoto a carcere era su una Avete svuotato lo svuoto a carcere, quindi vuol dire che li avete messi fuori? su reati minori. Dopodiché su ah, alcuni i reati, reati minori quali sono i reati predatori, reati contro la pubblica amministrazione queste cose qui. Sui reati predatori abbiamo inseverito le pene che grazie alla Cirelli permetteva fino all'altro ieri chi veniva arrestato di poter uscire la Emilia, Cirelli non l'abbiamo approvata È noi di con per salvare, i per salvare, mi per salvare Cassa, per la cosa che ci dà fastidio che noi vostri, prendiamo qualcuno, lo portiamo dentro e tre giorni Ave, dopo qualcuno certo, lo per mette fuori per salvare i vostri leader politici no. negli ultimi anni avete fatto sì avete approvato leggi che hanno permesso Guarda, di salvare i vostri fatto. leader politici ma anche di chi veniva arrestato per una rapina no. di poter uscire no. di prima Franco, Fra una domanda fermatevi un attimo, poi continuate. Una domanda a bruciapelo. Quanto fa male sentire gente che fa così ai dibattiti e gioca col tuo di culo? Il eh, 90% della nostra attività è fatta di stimolo personale. Cioè, volendo ci si gira all'altra parte e non si fa niente e nessuno può contestare nulla. Quindi chiunque fa qualcosa nella nostra attività? vuol dire che ci ha messo del proprio, eh, e doverosamente anche, oltre che per legge. Non nascondo che oggi le norme, ma non vuol dire cercare responsabilità, lo si scano, lo fanno bene, insomma fa parte anche della coreografia, ma eh, le norme hanno bisogno di una profonda revisione su però qualcuno che capisca cosa bisogna fare. Se poi invece ci si siede tra persone ignoranti, nel senso che ignorano gli quindi effetti... Quindi siamo in mano mani deficienti, è la, la conclusione. Al 50% non saranno Emilia, deficienti, non sono sicuramente... Emilia! Dopo, Emilia! non nella categoria il problema Emilia, che voi arrestate qualcuno e lo trovate eccomi. fuori. Ho, Ho detto prima che il 50% è fatto di stimolo. Volume Queste per cose favore. che succedono ovviamente non stimolano a lavorare, assolutamente. Emilia! Chi è Emilia? Emilia è la nostra sì. giustiziera del web ah, che ecco. sta giocando col cane, quindi... Non so se ci ascoltava, sì. la riprendiamo subito dopo la pubblicità. Sì, come? Se vuoi lo Eccoci qua, Emilia, su quello che hai sentito fino adesso, sullo scarica barile che fanno. Sì, sì, ho sentito. Vai, vai. Fatemela sentire anche in studio collegata da Roma. Però non ti vedo. Ha dei problemi a sentirmi Emilia? Eccomi. Vai, vai. Sì. Mi hai sentito o no? Allora sì, gli svuota carceri, va bene. Sì, ho sentito che ovviamente con la legge di Renzi c'è stato questo svuota carceri che per me è veramente una cosa che non si può neanche discutere, nel senso che queste persone che escono dal carcere no, devono essere integrate nella società. E hanno bisogno anche un lavoro, cosa che non esiste, non c'è, quindi torneranno a delinquere. Allora noi abbiamo delle leggi che nessuno ci tutela, quindi lo Stato è mafia, lo Stato porta a delinquere tutti perché non c'è occupazione. I poliziotti rischiano la vita, come rischiamo la vita tutti noi, tutti i giorni. Quindi poi viene Alfano e va a dire quando succedono gli omicidi. Eh, dobbiamo rifare le leggi, dobbiamo essere più severi. Ma vattene capito? Fituso internazionale, ma che hai fatto? Che hai fatto? Che non ha fatto niente. Non ha fatto niente un fituso. Poi Renzi che fa? Compra sempre macchine blu, ovviamente compra le macchine blu e vuole togliere adesso i tagli, vuole fare i tagli sulle macchine delle polizie. Certo per comprare macchine blu ancora di più per lui, perché è un altezzoso, è un fanatico, non capisce il sacrificio del lavoro, perché è un viziato. Questo dobbiamo parlare, noi dobbiamo portare il popolo e tutta la polizia, tutti! Tutti a Montecitorio a manifestare e i poliziotti no ci che sono No, con che si comprano la i poliziotti. Stanno che, lì. Con che risultati? Con che risultati? Che la vita loro vale zero. Che sono servi dello Stato e la vita loro è zero. Noi ci siamo stati in maniera incredibile. Ecco. Siamo, eravamo solo tre sindacati perché abbiamo cominciato noi. Insomma, E eravamo 10.000 poliziotti. Incredibile, cioè non c'eravamo. Ho preso 9 euro, 8 euro le ho lanciate contro il Parlamento. Però non è cambiato niente, perché in realtà, e mi dispiace che, ripeto, venga sempre identificato una questione di partito, io parlo di governo, a me interessa poco poi chi è oggi al governo, però quello che c'è oggi al governo non dialoga. e Il non dialogo significa anche essere... Ma non, non, non c'è il problema solo dei poliziotti, vediamo Beh, certo. da, dalla Beh. vostra parte dove sono stato l'altro giorno. C'è il problema anche, ad esempio, ma è solo una delle tante categorie discriminate, dei vigili del fuoco. Anche loro hanno ragioni simili alle vostre. Oggi naturalmente siamo qua a rivendicare un contratto che ci propongono 9 euro di aumento al mese e laddove, nonostante le, tutte le forze di polizia percepiscono dei soldi in meno, noi ne percepiamo ancora meno di loro. Nonostante noi garantiamo sicurezza e soccorso, cioè ci sono vigili che vengono a lavorare con 1.300 euro al mese e garantiscono la vostra sicurezza con che cosa? Con la vita. E a casa abbiamo la famiglia che ha 300 euro di meno al mese di un poliziotto. Io ho una figlia di due mesi e un, pa un pacco di panolini mi costa 9 euro e lo Stato mi vuole dare, vuol dare il prezzo di una scatola di panolini? Addirittura si, si stimola questa guerra tra poveri che è bruttissima, e cioè i poliziotti pagati malissimo no eh, devono sentire che i vigili sono pagati ancora meno, i vigili dice, dicono i poliziotti prendono di più e tutti prendete niente. Vabbè, eh, poi il più e il meno, ha ragione Brizzi, io conosco, tra l'altro fa bene fare eh, quelle denunce, diciamone un'altra, perché sennò sembra una questione proprio di soldi come diceva prima. Mi ha preceduto. No, ma scusami, eh, oggi, è, è una questione di soldi, ma sì. permettimi, io ti devo interrompere. Perché ma, è una questione non ho di detto so la, la dignità. Se aspetta. tu a casa non porti niente ah, certo. e sei sempre fuori, no. fai gli straordinari. Sì. Eh, cerchiamo di la divisa di che va a pezzi, hai la macchina che la devi spingere. Cerchiamo, cerchiamo di pezzi. Allora, noi oggi prendiamo 13 euro di indennità di vacanza contrattuale. Si chiama significa che dal, dal 2009, l'ultima volta che abbiamo avuto un contratto, noi prendiamo 13 euro perché. In mancanza del contratto ci danno sta regalia. Adesso arriva un contratto che ci dà 8 euro l'ordi, il che significa che dovremmo anche restituirne 5. Cioè era meglio che non ce lo facessero il contratto. Questo è solo per fare un capire soldoni. Poi se tutti i giorni, io ieri ho fatto la denuncia sulle divise, le divise c'è stata una questura che, che ha fatto una circolare di una convenzione con un negozio. Di articoli militari in cui i poliziotti possono andare a comprare a prezzi agevolati i pezzi della divisa. Ben venga, per carità, perché tanto ha portato fuori un sommerso, che è quello che fanno tutti. Però il fatto che lo faccia l'istituzione, cioè la stessa questura. Mentre poi il capo della polizia rompe le balle, perché solo questo posso dire: su una maglietta che è stata messa solo perché eravamo in una manifestazione, a un politico, nel caso era Salvini, a Roma e sta ammesso lo sco. Cioè attenzione a quello che sto dicendo, servizio centrale operativo che indaga sulle mafie, sulla criminalità organizzata, l'ha incaricato di capire come mai un politico ha portato una maglietta in una manifestazione. Ma va, ma va, ma non se può, ma questa è una presa per il culo doppia, no? Cioè utilizzare mezzi e risorse che già sono scarni è una cagata, perché è una cagata. E parliamo della maglietta invece di parlare, come dicevi tu un attimo fa, del motivo della protesta dei poliziotti, la dignità, sì, è una questione anche di soldi, come diceva il vigile del fuoco, perdonateci, noi non possiamo fare il secondo lavoro, non possiamo permetterci una vita assolutamente che sia non irrepressibile, perché altrimenti vengono... cioè, noi non possiamo andare a dipingere e rottonare lo stipendio, chiaro? Lo dobbiamo fare nell'attività lavorativa e basta, e fermarci lì. Perché altrimenti si viene puniti o trasferiti? Ed è forse anche giusto così: che lo Stato preserva questa eh, sua immagine tra delle forze di polizia, però lo deve mettere in condizione di vivere perché anche solo separarsi oggi per un poliziotto è un dramma. Non è un dramma, è un dramma per qualsiasi cittadino ovviamente. Pensateci però, un secondo che non si può neanche permettersi di fare una vita che non sia corretta perché altrimenti ti toccano pure il figlio, perché è così. Perché noi, essendo sottoposti ai turni e quindi anche a essere mandati in missione, molte volte non possiamo garantire, per esempio, l'affido, o meglio, prendere i bambini nello stesso momento in cui il giudice ha stabilito del giorno. C'è tutta una serie di procedure che non puoi neanche vivere su, su, dai genitori, perché vuol dire che tu non hai un'abitazione un stabile e quindi questo significa... Capito? Cioè, è tutto un progetto. Ma quello che diceva prima delle auto blu... Mamma mia. Ricordiamocele, perché bisogna fare un po'.. Allora. Brenti si è presentato questa legislatura, ha fatto pure la sparata di mettere in web la, fare la televendita delle macchine, delle macchine blu. queste ma. cioè, pagliacciate, perché sono pagliacciate, poi è finito tutto in una bolla di sapone, insomma. Eh, io non se ne è venduta neanche una, ma in realtà non l'ha comprata nessuno perché chi cazzo le compra quelle macchine scassate così? Ma a prescindere, cioè non le ha comprate nessuno, i tagli non ci sono stati. Ma a me non mi dispiace tutto sommato questo, a me non mi interessa, a me interessa che si metta in condizione di lavorare i poliziotti perché non posso vedere, come stasera ho visto a Milano, una volante con le ruote completamente lisce che deve rincorrere magari qualcun altro oppure fermare qualcuno e multarlo oppure perché ha le gomme lisce cioè io non posso permettere cioè, questo cioè la volante con le gomme lisce assolutamente e non posso tollerare non posso tollerare che abbiamo più di mille poliziotti indagati perché non abbiamo sistemi per poter fermare Insomma, noi non abbiamo a che fare con i colletti bianchi sempre, noi abbiamo a che fare purtroppo con la bassa società. Con tutto rispetto, non voglio dire i più stupidi, ma insomma, ubriachi, drogati, insomma, gente che è obnubilata, che è, fa fatica. Succedono tragedie da una parte e dall'altra. Per evitare queste tragedie bisogna evitare di us usare la pistola e le mani. Per far questo basterebbe uno spray, 11 euro di vendita, che è in libera vendita per tutti, in farmacia uno spaya capsico. capsicum, è da sette anni che lo chiediamo, una semplice banale bomboletta che può comprare chiunque. Beh sapete il ridicolo qual è? Che tutti i poliziotti se la sono comprata, come quasi tutti i cittadini ormai se la tengono, solo che quando arrivano in caserma se la devono togliere, perché se la portano in servizio e la usano, vengono pure incolpati di utilizzo di mezzi non confacenti e non permessi dalla nostra amministrazione è una cosa ridicola posso dire una cosa? no, perché adesso c'è la pubblicità tienitela lì dopo sì, certo, naturalmente fai il vecchio emarginato e discriminato aspetta la pubblicità <ride> allora Schieppati, non è umiliante per voi che siete al governo, sentire queste storie drammatiche di poliziotti? No, 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 no. <ride> sei... no. no nel senso che quello che voglio dire è, eh, intanto che tutti riconosciamo... Poi... Non credo, tutta no, la No, sinistra. no, no, passa... no, perché tu continui a fare confusione, c'è una sinistra che è al governo, c'è una sinistra che sta all'opposizione, che è, eh, come dire, che ci... e sono idee diverse, no? la sicurezza è un. È un tema importante, che deve, è un diritto dei cittadini, e ovviamente abbiamo grande rispetto per la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza, per tutti i corpi che aiutano a garantire la sicurezza di questo Paese. Ed è evidente che ci sono delle situazioni che oggi non funzionano e non sono adeguate. Io credo che si sia iniziato a fare delle cose. Anche sulla semplificazione dei corpi, sullo spostamento della polizia e dei carabinieri dal mare alla terra, la riduzione dei corpi che vuol dire anche poi cercare di eh, ottimizzare la spesa e quindi poter avere poi più soldi eh, da poter destinare anche agli stipendi e nel complesso alla struttura e alle strutture che, eh, che riguardano le forze dell'ordine. È evidente che non è un problema che lo risolviamo da oggi al domani. Quindi se la domanda è siamo in grado di dare risposta Peggiorare, a tutte le cose, possiamo, no. Se siamo in grado di, di migliorarla, stiamo sì. lavorando per migliorarla. Credo che delle cose siano state fatte. Sicuramente la strada è più lunga e ci sono delle cose più importanti che devono essere fatte. Non c'è dubbio che 8 euro non sono sufficienti. Questo mi pare che lo possa capire anche mio figlio che va all'elementare, che 8 euro non è uno stipendio dignitoso. Dopodiché purtroppo eh, facciamo i conti con uno Stato dal quale abbiamo ereditato una serie di debiti e, e su, sui quali quindi la... mi viene subito una battuta. Per i poliziotti i soldi non ci sono, 3 miliardi di euro per l'accoglienza, la clandestinità ci sono, quindi non è un problema i soldi non ci sono, sono scelte politiche e quando qualcuno cerca di fare tutto un fascio... Io invece ci tengo a fare le distinzioni. Siete voi Qualcuno... che avete fatto quel manifesto 35 euro al giorno per non fare un cazzo, adesso la regia me lo trova. Il famoso manifesto 35 euro al giorno per non fare un cazzo con un'immagine di un immigrato e quanto 8 euro lordi per salvarti la vita. Angelo, prego. Cioè, questo è il tema, cioè, ci sono delle scelte, ci sono forze politiche che decidono di investire. Nell'accoglienza alla clandestinità e disinvestire sulla sicurezza. Ci sono forze politiche che decidono di votare lo svuota carcere e appunto mettere fuori i delinquenti. Eh, perdonatemi, almeno la Lega ha questo. Abbiamo tanti difetti, abbiamo sbagliato tantissime volte. Ci mancherebbe. Siamo anche pronti a riconoscere gli errori che abbiamo fatto, ma almeno abbiamo la, la fortuna di aver centrato l'obiettivo su due temi: uno, non investire sulla clandestinità, due, non votare svuota carceri. Noi in 22, 23 anni che esistiamo, mai abbiamo votato un provvedimento che potesse mettere fuori un delinquente, ma soprattutto per il rispetto di chi oggi rischia la vita per metterlo dentro. Come va con l'accoglienza dei migranti, con l'ordine pubblico? Anche qui ci sono una marea di episodi. Io domani andrò in un posto che hai denunciato tu oggi con un comunicato, in una caserma a Torino, dove eh, se ne sono andati i Rom, gli immigrati, i centri sociali e hanno detto: qui è casa nostra. Te ne sono andati dentro. Sì, dentro. Eh, no, perché se no non si capiva. È una caserma che noi, noi siamo senza caserma. Tanto per essere chiari, hanno tagliato il 75% delle pulizie nei nostri uffici, che non sono solo nostri, sono anche dei cittadini che vi accedono. No? Lo vediamo ogni volta che entriamo nei vostri eh, uffici. È una cosa indecente, credetemi. Cioè, è una cosa che. Mi, mi, mi piange il cuore dirlo, perché sembra che siamo dei bivaccati molte volte, ma ce le facciamo noi le pulizie per quello che è possibile, ovviamente. Però. È chiaro che se manca la struttura, stagliare il 75% di voli di risparmiare sciocchezze tutto sommato, no? Se si è voluto fare questo, va bene. Siamo senza caserma, a Torino è successo che dei Rom che sono stati allontanati da un posto che occupavano positivamente, hanno detto questa è casa nostra, sono entrati e si sono presi la caserma. E noi stiamo a guardare, perché poi siamo anche uno stato in bellezza che paura ormai di reagire, se non devo dire con molta dispiacere. Abbiamo paura di, di reagire perché c'è sempre subito un accanimento nei confronti di chi invece fa rispettare la legge ed è un accanimento che francamente lascia per pezzi e toglie anche lo stimolo. Il famoso stimolo che dicevo prima del 90% che è l'attività personale, è, molte volte è meglio girarsi dall'altra parte. Lo dico con brutalità, io sono stato anche sottoposto a un procedimento di destituzione dalla polizia perché ho detto che è meglio girarsi dall'altra parte molte volte piuttosto che lavorare in queste condizioni l'ho detto, mi sono salvato tra virgolette e che è stato certificato che lo posso dire quindi lo posso ridire molte volte è meglio girarsi dall'altra parte molte volte invito i miei colleghi a farlo per fortuna non mi ascoltano, diciamocelo per fortuna non mi ascoltano perché poi anche se volessero non lo fanno perché poi siamo tutti così, diciamo non facciamo più niente poi invece basta che uno gridi aiuto e corriamo per fortuna che fa così per fortuna la gente si porta come noi la carta, le fotocopie e contatto Sentivo a casa. Che schiappate mi diceva che adesso stiamo facendo queste cose. Ma se noi dobbiamo dire una cosa, che i partiti di sinistra hanno fatto più anni che, che il centrodestra, te lo dico io perché io sono sicuro. Ho fatto, ha fatto più partite. anni al governo dice? Al governo, sì certo. Perché... So. E poi, voi, voi anche il centro-sinistra, cosa avete fatto negli anni con Prodi, Gallerina eh, <ride> e cose di questo genere? Anche voi dovevate non farlo adesso, prima queste cose, non solo dare la colpa a Berlusconi e cose di questo no, no, genere. Voi dite, Berlusconi, Berlusconi <coughs> ha, fatto, ha fatto tante di quelle. Per me, eh. con Gheddafi abbiamo portato a casa il petrolio, con, con Putin abbiamo portato a casa il gas. Quando poi c'è stato l'intervento, perché le sette sorelle praticamente in, in Libia ci sono andate per portare via il petrolio e basta, Berlusconi l'ha messo da parte. Emilia! Io non... Questa rassegnazione da parte dei poliziotti o sarà la stanchezza anche di Franco che gira l'Italia per portare la voce dei suoi colleghi che non possono parlare? Però sembra un po' rassegnazione, non trovi? Ma peggio per loro. Per loro, Io li voglio tutti a Montecitorio a manifestare contro questo governo corrotto e mafioso. Vi ha portato pure a voi alle, a elemosinare. Avete capito? Senza divise. E la, poi vuole ridurre i corpi praticamente de, eh, della polizia di 5 a 4. Però lui, però lui, questa cosa me la dovete fare dire. Lui con la sua macchina blu, davanti, davanti la sua macchina c'è un'altra macchina blu, poi ci sono due volanti di polizia altrettanto dietro, tutte macchine nuovissime. Ecco. poi ci sono i poliziotti con le moto, lui è super scortato. E non è l'unico, e non è l'unico perché là dentro, là a Montecitorio, tutti i parlamentari, i deputati, sa quante macchine blu che vedo passare ogni giorno? Ne ha messi a vendere 200, ne ha prese 2000. Avete capito? 2000 nel 2014-2015. Vergogna! È vergognoso! E poi fai tagli alla polizia è forestali. Pure i forestali che mi hanno mandato il video, ce l'ho in bacheca il video, che hanno praticamente protestato a Palermo per, a, da Crocetta che rischiano il licenziamento, Ricordiamo e mi hanno mandato il video a me e io l'ho pubblicato. Ricordiamo che i tuoi mi video... Mi chiamano pure loro, vado a Montecitore e Poliziotti. I poliziotti si sfogano con me, si sfogano con me e mi dicono non mi posso fare il video perché sennò rischio il licenziamento. Ma so quanti ne sento al giorno, assai. Ricordiamo che Emilia ha milioni di visualizzazioni. Io sento la voce del popolo e la voce dello Stato. Nei suoi video sul web. Torniamo dopo la pausa, grazie, anche con le vostre telefonate. Allora, Franco, che messaggio vogliamo lanciare alla gente che ci segue? Tanto secondo te, questi che sparano ogni tanto fanno bene, fanno male? Cosa faresti tu al posto loro? C'è cioè, chi dà lezioni, dice eh, da che parte doveva sparare, come doveva sparare. Oggi leggevo un'agenzia che quel signore, talmente pressato dai media, talmente stufo, si vuole buttare in politica, non sa neanche con chi e come. Ma... Facciamo una scommessa con chi? Beh, sicuramente con <ride> voi no, no non no, ci eh... si riconosce potrebbe essere con la Lega, potrebbe essere con la destra è un problema perché lei distingue, distingue buttare, se uno mi viene in casa se no, uno mi viene in casa no, no, e sparo no, no, al ladro sono di destra no, guarda, io... se mi vengono a rompere i no, no, coglioni no, di no, casa no, sono no, di, di no, destra avevo... in le in dà trasmissione... fastidio che uno possa essere di destra allora meritano meritano di essere rapinati quelli di destra le dà fastidio l'impero politico non si può sparare a una persona eravamo in trasmissione allora in meritano, con lui. Gioca... No, lui quel giorno si diceva attendiamo di capire come, come erano i fatti, ha ne, sparato, non gli è entrato ha sparato. in casa uno. Poi ha abbiamo fatto scoperto male. che da dieci anni teneva la pistola sul comodino e eh, faceva so, molto bene. Non so quante persone stiano per dieci sì, anni con la, la tengo, pistola sul, io comodino. La tengo sul comodino. Poi abbiamo scoperto che però quel la colpo... Comodino, eh, eh, la persona non era lui in lui casa era la fuori. Sì. fuori. Una volta che mi interessa quello che dice. Io ho una pistola. Tu hai la pistola? Sì, certo. Ma carica? Con porto d'armi? certo, Con porto d'armi certo, regolare. E se entra qualcuno, te l'ho già detto 4-5 anni fa: se entra uno a casa mia, io lo ammazzo. Non, non sto lì a, a sparare per l'aria perché almeno mi uccide prima. Ma oh ragazzi, provate un del genere! Ha ragione chi si difende. Beh, insomma, eh, diciamo il capitolo uno sì. Stato è quello di garantire la sicurezza. È da, da vermi accusare chi si difende perché lo Stato non la difende. Puoi, puoi ripetere questa frase perché non l'ho sentita bene? Ho detto: il compito dello Stato è garantire la sicurezza, difendere i cittadini. È da vermi chi individua nel, chi si è difeso e si è difeso come responsabile dei mali della società o comunque quello che ha torto. Sì, eh, ah, ecco, guarda, cioè, non l'ho detto io, evidentemente. Uno dei tanti. So, uno dei tanti. Ma però partiamo da un presupposto. Se una persona tiene una pistola per dieci anni, da dieci anni sul comodino, dobbiamo chiederci, no, se è matto, ma perché lo fa? Vuol dire che il suo stato d'animo non è tranquillo per poter dire posso stare senza pistola. Angelo. Dobbiamo partire da questo presupposto. Lascia perdere le statistiche. La percezione di... della sicurezza per è elemento fondamentale. Prima o poi la usi, e poi magari sbagli allora? anche obiettivo, come è successo? Beh, non è compito del cittadino quello di difendere, c'è è cioè, la polizia è dello Stato esatto. quello di difendere il cittadino, non esatto. quello del cittadino di farsi giustizia. Esatto. Perché se entriamo in questa logica qui, qui, dopo sarà permesso tutto. Sono d'accordo no, sul fatto che è lo Stato è che deve garantire. Se lo Stato è assente, se non solo per la tassazione, che invece è molto presente. Quindi, per le tasse è presente, per la sicurezza è assente. Il cittadino per difendere il figlio, la figlia, la moglie, la, perso la propria persona, cosa può fare? Questo è il tema. Cosa fa? Si autogestisce. E non Beh. è che possiamo processare il cittadino che in qualche modo, sicuramente non felice, eh, sicuramente con tante preoccupazioni, cerca una soluzione per difendere i propri familiari. Io ti farei raccontare questa storia di un cittadino che abita a pochi metri da casa mia, che mi ha raccontato in modo drammatico quando tre slavi sono entrati a casa sua, hanno legato la figlia alla sedia, hanno legato la moglie alla sedia e hanno iniziato a, dar, a, a, a distribuire benzina nel, nei due corpi, figlia e moglie, minacciando di dar fuoco a queste due persone. Allora, questa persona è logico che vive con la pistola sul comodino e un'altra pistola dietro nella cintura è, è naturale ma non allora, possiamo dire che è colpa franco. di quel Scusa, cittadino politica, è colpa di uno Stato una che non è in grado la politica seria individua il motivo per cui stavo dicendo che quel, quel signore tiene la pistola sul comodino da dieci anni lo individua deve individuarlo allora però adesso faccio io una proposta vediamo se può essere accolta Bisogna uscire da questo marasma in cui in realtà poi abbiamo sempre sconfitti. Perché anche chi spara poi non vive una situazione sicuramente certo. tranquilla, eh, è una persona massacrata. Lasciate perdere, poi qualcuno si può lanciare in politica, ma molti altri vivono una vita disgraziata perché comunque hanno ammazzato qualcun altro. E non è un bel vivere, credetemi. Viviamo queste cose. Però dobbiamo uscire da questo, uh, questa situazione e dobbiamo farlo avendo il coraggio di fare delle scelte. Una scelta, vi pongo io di fronte a due scelte, una scelta è dentro le mie pertinenze, quello che succede sono affari miei, tu entri, accetti il rischio di quello che può succedere, è una scelta, non ho detto che la condivido, ho detto che è una scelta. L'altra scelta è ancora più seria, si eliminano tutte le armi in Italia, tutte, chiunque abbia armi le deve eliminare, chiunque viene beccato con un'arma, vent'anni di galera, ma vent'anni di galera però. È esagerato? Sì, sono tutte e due esagerate le situazioni, indubbiamente. Quello che però sta in mezzo è che oggi abbiamo la gente lasciata a sbando su se stessa e che fra francamente lascia molto Sento la rapidamente una telefonata. Vi dico che passano senza filtro, eh, per cui dovreste stare in tema. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, volevo intervenire sulla trasmissione. Lo sta già facendo, come si chiama? Sì, sono Damiano. Damiano, dica. Niente, no, volevo rispondere a quel signore lì che sta dicendo che non ci devono essere delle armi. No, non ho detto questo. No, ha fatto un paradosso il poliziotto, il rappresentante dei poliziotti. Non ho detto questo, ho detto che si deve avere il coraggio di scegliere, lo Stato deve scegliere per difendere i cittadini, o l'una o l'altra. Lasciare così vuol dire lasciare milioni di cittadini in mano ai delinquenti o comunque Dica allo comunque la sua. No, è, è perché cioè io sono diciamo al contrario, uno in casa sua che paga le tasse, paga l'ICI, l'IMO e tutto, e è, come si dice, deve essere autorizzato a difendersi. Credo che stiate, no. Grazie, detto, credo che stiate facendo lo stesso discorso, sia lei che il rappresentante dei poliziotti, lui faceva un paradosso giusto per far capire. Pronto? Buonasera. Buonasera. Come sì. si chiama? Mi chiamo Alessandra. Alessandra, su con la vita, eh. dica che le succede. <ride> Ciao Roberto. Ciao. Io so, sai, come pensi? sai come la penso io? come? Che, eh, che se dovessero sparare a tutti questi governanti che abbiamo in casa loro, vedrà come trovano subito la soluzione di fare una legge e di fare qualcosa per aiutare il popolo italiano. Ti ringrazio come perché purtroppo credo che tu abbia ragione. Io ricorderò sempre lo che, la che gente quando parla, rubano a casa... Eh sì. Dei, 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 politici, dei politici, insomma la polizia è costretta ad arrivare in massa. I carabinieri vengono spediti lì per poi un furto che si vergognano anche loro di rilevare perché è uguale a quello della poveretta, però sono costretti ad andare là. Pronto? Buonasera. Buonasera. Eh, Quell'altra gli ho detto su con la vita, ma lei proprio. Roberto? Ecco come si chiama? Franco Di Mancova Prego Franco, dica la sua. Io dico una cosa, no? Eh. Io le chiamassero letterascune, eh? Eh. Devo non in galera. Mi scusi, anche se questa persona, com come dice lei, come la chiama lei, è un ladro che ti è entrato è in galera? la leggi in fianco. Eh? Se la leggi in fianco, no? I poliziotti. C'è la polizia. Ho capito, ma... C è eh... la polizia, spica le no? Ho capito, quindi lei non è d'accordo con chi si fa giustizia? Oh, no, no, no. E se Io le capi? Cedio, Ma se le Se Se stanotte vengono a rubare a casa sua, domani mattina chiede la, la pena di morte perché è uno, è uno dei tanti. Uno dei tanti. Non ho lo... Perché si agisce in base al sentimento e a quello che succede, non a una raziocina. sua moglie lo mettono alla piccola, voglio vedere cosa fai. Scusa, cosa gli hai detto? Se prendo su, su, sua, sua moglie. E la picchiano lui fa niente? Non fa niente Stati, Però là. il tema non è che ah non è il tema che sono i cittadini Beh. che devono decidere. No, no, il tema è che loro perché, stanno. I poliziotti stanno perché, con le se, perché al se, culo, perché se, perché, Potrebbero intervenire se avessero più. Perché, perché se ragioniamo sulle motività della gente, è evidente che tutti quelli che hanno subito una rapina però, scusami, avrebbero potuto voler intervenire. Però se, se mi parla un poliziotto, poliziotto così, non ragiona sulle motività no, della il poliziotto gente. Ha fatto un ha detto un'altra cosa ha fatto un paradosso. Il poliziotto ha detto quello che è. e in mezzo ci siamo noi. Che siamo quelli chiamati a far rispettare la sicurezza sì, e quindi il tema è investire sulla polizia e sulla sicurezza in modo molto serio. È molto, molto serio. Come fa? Eliminiamo tutte le, le armi, almeno diamo tutti a quei delinquenti di fare quello che vogliono. Ma va. la riflessione, scusate, oh, ma ragazzi, la facciamo molto, dopo chiaro. la riflessione perché, se, perché la sicurezza non è un'economia che va a nel paese. Vai in pubblicità. Allora io ho un minuto per salutarvi, perché la vedi là quella persona? Sì. Che non eh, ti... Tu non, non me la fai parlare con lei, ma dai, va Ti sta sulle sballe, Sì, eh. certo. Eh. Ti sta sulle balle in un modo terribile. La prossima volta me la fai parlare. No, eh. ma dopo gli recanto quattro ah, cose. Eh. Allora, volevo un minuto da ciascuno. Emilia, io ti aspetto qua in studio mercoledì prossimo. Voglio dei grandi video da te questa settimana okay. in cui li chiami per nome. Il nome è? Sì, sì. E il nome è? Fitusi. Fitusi. Fituso. No, fituso a me no. Fitusi. Eh. Eh. Il... Roberto. Eh. Roberto, mi Dimmi. senti? Dimmi, sono qua. Devi dire ai tuoi ospiti io che io sei... di cagata non è dico no. Beh, sul corpo forestale. Io dico la verità. Dire, eh. Sul corpo forestale. E quando un non piace, piace eh. non fa niente. Farlo sul corpo forestale qualche cosa... Beh, ma guardi, io non posso approfondire in un secondo questo discorso. Eh, beh, insomma, direi che Sicilia a Sicilia parlare di corpo Quando forestale... Ma se poi mi pare un ne possiamo anche evitare, parlare... Il corpo forestale nel sud del paese, eh... Ragione. Comunque, per carità, ognuno la pensa beh, come avevi, vuole, a me comunque mi cercano tutti e io un albero, do voce a tutti. Eh? Dai, insomma, no, quella comunque... è un'altra cosa. Comunque... <ride> È una, no, è un'altra cosa. Davvero. Ma no, ma anche, anche i finanzieri, i poliziotti, i carabinieri sta, sono sta tutti a rischio anche di contratti, e quindi le... io sono la voce per tutti. L'esponente del PD che glielo dico io, fituso. Al posto tuo, sta confondendo, perché anch'io ormai li saluto così: fituso. Sì, ma se usciamo a cena sempre insieme. No, io con dove? te a cena. Ah, io ma allora non possono posso confondere una cominciare cosa cominciare per un'altra. Perché io se te io te faccio cena, confusione, so. con certo bisogna dirlo. In base certo al, all'argomento ma con te no. Cominciata. Io l'ho detto subito che ero Piggiano Fitusa. Emilia ah, sta facendo faci, confusione ehm. con gli operai forestali Perché? Se, sì. I forestali sono un'altra roba, quelli del corpo sì, forestale dello certo, Stato. Corpo, sappiamo, Emilia, ehm. ci vediamo però. Sì, quali... sì, ma io non dicevo per loro. Io stavo facendo, ascolti, io stavo facendo una cosa, stavo generalizzando tutto quello che c'è in Italia, Emilia, capito? Che sono tutti i settori che, che, che sono in subuglio. Allora, grazie a Ciocca della Lega. Grazie a voi, una battuta sola. Qui bisogna decidere se vale di più la vita di un cittadino per bene dentro casa sua o vale di più la vita di un balordo di un delinquente che entra a togliere la sicurezza di un una cittadino una battuta anche per l'esponente del PD questa è la grande partita Sulla sicurezza lui ha chiamato Vituso ma si chiama Schieppati se la sicurezza non è stato fatta abbastanza si può fare e si deve fare di più perché la sicurezza dei cittadini deve essere garantita dalla polizia e dai carabinieri e ma non cari non che tornerai quando, quando arriva Salvini perché avete delle cose in comune e anche delle cose da, da, da dire assieme è lui è dimerito però io no. È una battuta. Un po' di anni fa hanno chiuso i manicomi perché dicevano che erano brutti, che erano brutti e bisogna Sì, bello. Peccato che i malati poi li abbiamo sbattuti nelle strade o nelle famiglie come un problema da gestire loro. I cambiamenti, le modifiche vanno fatti ed è giusto farle, pensando prima però a cosa mettere al posto di quello che si chiude, perché altrimenti si crea il caos. Chi vivrà? E e no, sì, non era una battuta per te, sì, eh. sì, sì, no. non ti infortunare no, più. No, eh. Torna bello, carico. Senti, guarda che lì che aspetta, cosa pensi no, di quella no, persona scusa. là? E eh, eh, allora, dopo la pubblicità, eh, dai, no, dai, dopo dopo la pubblic quello. torniamo dopo la pubblicità. <ride> no, dopo la pubblicità, ti faccio parlare tutta la sera.